capaci di rimanere in apnea per più di 30 secondi, oppure in quelle persone capaci di fare salti mortali. Io sono dell'idea che il talento risieda anche nelle persone capaci di districare la propria mente in calcoli difficilissimi, o in quelle che riescono ad andare oltre gli schemi sociali, ma soprattutto in quelle che credono con fermezza nelle proprie capacità. A proposito di talento, una persona molto importante di cui vorrei parlare... Ma come adesso? Ehi Emma, dimmi! Sì! Il progetto procede bene. Ho scelto di farlo su Katherine Johnson. Katherine che? Ma come? Non la conoscete? Vabbè, dai. Adesso ve lo spiego. Katherine Johnson è una donna di colore americana, nata il 26 agosto del 1918 a White Sulphur Springs, nello stato del West Virginia. Suo papà era un boscaiolo, mentre sua mamma era un'insegnante. Ma ora andiamo a vedere più nel profondo chi è Katherine Johnson. È una matematica e ricercatrice di colore che ha dato un contributo essenziale ai progressi delle missioni statunitensi. Si è distinta per le sue capacità matematiche fino dalla prima infanzia, entrando alla NASA nel 1953, quando calcoli e controlli non erano ancora effettuati dai computer. Quindi, pensate un po', faceva tutto con la sua testa! Era così tanto competente e abile in fatto di scienze aerospaziali che partecipava addirittura ai calcoli delle traiettorie di volo della missione Mercury, la quale ha portato nello spazio il primo uomo americano. Ma in fondo, che cosa potevamo aspettarci da una donna diplomatasi a soli 14 anni, nonché una delle prime allieve di colore ammesse a scuola? Negli anni 50 è entrata nel team di ricerca della NASA e il suo parere era di assoluto valore, da cui talvolta dipendeva tutto. Un famoso aneddoto ci racconta che l'astronauta John Glenn, durante le missioni orbitali, non aspettava altro che il suo ok, si fidava ciecamente del suo parere. Apollo 11, con l'epico sbarco dell'uomo sulla Luna, è stata una delle missioni chiave della sua carriera, insieme alle missioni Shuttle sino al 1986. A Katherine si deve così tanto che la sua storia è diventata un film, Il diritto di contare, e in più la Mattel le ha dedicato una Barbie in edizione limitata. Ma non dimentichiamoci che nel 2015 Barack Obama l'ha insignita della Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile statunitense.